Alessandro, l'ultima volta Don Mirko ci ha parlato di Giacobbe che fugge con la moglie e i figli, ci ha presentato le mogli, ma i figli no. Ah sì, è vero, anche perché mi sembra che i sette figli di Giacobbe siano rilevanti perché danno il nome alle sette tribù di Israele. Vediamo se c'è il don. Sì, forse è meglio chiamarlo Don. Ciao Ale, ciao Ciao Martina, Don. ciao. Abbiamo parlato della figura di Rachele e della figura di Lia, le due mogli di Giacobbe, ma devo parlarvi in effetti dei figli, e anzi sono tanti i figli. Questi figli poi sono importantissimi nella Bibbia perché danno origine, almeno secondo il racconto biblico, alle 12 tribù di Israele. E anche nel Vangelo si parlerà sempre delle 12 tribù di Israele che Gesù voleva radunare e ricostituire di nuovo. Quindi è un tema molto importante quello delle 12 tribù. Attenzione, siamo arrivati al punto che Giacobbe, dopo aver lavorato 7 anni, voleva sposare Rachele, ma Labano lo ha ingannato e ha fatto trovare nel suo letto la sorella di Rachele, Lia. Giacobbe non si è perso d'animo, ha lavorato altri 7 anni. E alla fine ha ottenuto in moglie anche Rachele. Ognuna di queste due donne, diciamo, passa a Giacobbe con una sua schiava, segno che la famiglia di Labano era piuttosto ricca. Ogni moglie può permettersi, diciamo, di avere al suo servizio una schiava. E le due schiave sono Bila e Zilpa. Bila è la schiava di Rachele, Zilpa è la schiava di Lia. Queste sono le quattro donne che in qualche modo vivono insieme a Giacobbe. Due sono mogli e due sono schiave. Qual è il problema? Il problema è naturalmente nella Bibbia la mancanza di figli, cioè le donne nella Bibbia, nella visione della Bibbia, sono sterili e quindi c'è bisogno di intervenire in qualche modo. Rachele infatti è sterile e questo è un problema, tanto più che l'alleanza, la promessa di Dio fatta ad Abramo, diceva sempre: io vi consegnerò in possesso un territorio e vi darò una discendenza, non una discendenza qualsiasi, ma una discendenza numerosa come le stelle del cielo, e visto che siamo anche qui nel contesto, e numerosa come la sabbia, come i granellini di sabbia sulla riva del mare. Quindi una discendenza sterminata, ma di questa discendenza sterminata al momento non vediamo l'ombra. E quindi in questo nostro incontro, in questa nostra conversazione, vedremo come un po' alla volta a Giacobbe nascono i figli fino a costituire, diciamo, una bella famiglia numerosa e sono gli antenati del popolo di Israele. Rachele è sterile, invece Lia partorisce un figlio. Il primo figlio di Giacobbe si chiama Ruben. Poi Lia ancora partorisce e il figlio si chiama Simeone. Un terzo figlio viene partorito da Lia e si chiama Levi. E poi un quarto figlio e si chiama Giuda. Questi sono i primi quattro figli di Giacobbe. Scusa Don, qua dice che Lia cessa di avere figli quando inizia a lodare il Signore. Ah, ho capito, sì. Tutti i nomi nella Bibbia hanno sempre una spiegazione, noi diciamo una etimologia, cioè un significato. Il nome Giuda ha un significato, secondo la parola ebraica, in relazione al verbo lodare. Quindi quando Lia dice loderò il Signore, capiamo che il nome Giuda deriva proprio da questo aspetto del lodare. Quindi non è il cessare di aver figli la conseguenza paradossale del lodare il Signore, ma quando voi pensate a un nome della Bibbia, normalmente ha sempre un significato. Tutti i nomi dei figli di Giacobbe hanno un significato. E siamo arrivati, per così dire, nella sfida tra figli tra Lia e Rachele a 4-0 per Lia. E Rachele, notate che è la moglie preferita di Giacobbe, quella per la quale Giacobbe era disposto a lavorare 7 anni da Labano, Rachele è sterile. Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, se no io muoio. Abbiamo già visto nel caso di Abramo come Sara e Agar sono in contesa, la moglie e la schiava di Abramo sono in contesa perché Sara è sterile
e Agar invece dà un figlio ad Abramo, con tutte le tensioni tra le donne che ci sono quando una delle due è incinta, aspetta un bambino e l'altra invece non può aver figli. Anche qui ci sono tensioni tra Rachele e Lia, e Rachele è gelosa della sorella e si arrabbia con Giacobbe. A sua volta Giacobbe si irritò contro Rachele e disse: «Tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo?» Notate che abbiamo qui nella Bibbia qualcosa di particolare, potrei dire che è il primo litigio all'interno di una coppia che si trova nella Bibbia. Scorrendo i capitoli della Genesi non eravamo arrivati ancora a un litigio interno alla coppia, avevamo dei litigi tra donne, dei litigi tra fratelli, ma questo è il primo litigio all'interno, potremmo dire, di un matrimonio, quello tra Giacobbe e Rachele. Rachele che dice: io sono sterile, fai qualcosa, e Giacobbe che dice: guarda che io non ho il posto di Dio e non posso far miracoli, insomma. Quindi vedete come le lotte di Giacobbe siano non solo contro il fratello Esaù, non solo contro Labano, ma anche contro proprio la moglie. E poi, e aggiungo, vedrete che Giacobbe avrà molto da discutere anche coi figli, e addirittura Giacobbe lotterà con Dio. Ma questo lo vedremo nelle prossime occasioni. Di fronte alla risposta stizzita di Giacobbe, Rachele le prova tutte. Allora Rachele rispose: ecco la mia serva Bila, unisciti a lei, partorisca sulle mie ginocchia, così che per mezzo di lei anche io abbia una mia prole. Ed è la stessa cosa che aveva detto quella volta Sara ad Abramo: unisciti alla mia schiava Agar, il figlio che nascerà, essendo figlio della schiava, in realtà sarà nostro figlio. Quindi scusa, partorire sulle mie ginocchia, partorire sulle ginocchia, cosa significa? È un modo antico, un modo orientale per dire che il figlio avuto dal padrone con la schiava in realtà è il figlio della coppia, perché la schiava non ha diritti. Quindi partorire sulle mie ginocchia vuol dire: io ti incarico, te schiava, di partorire al posto mio, però il figlio è mio. Anche se sono sterile, quel figlio però è contato nel numero dei figli del padrone e della padrona. Così Rachele diede in moglie a Giacobbe la propria schiava Bila, e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì a Giacobbe un figlio, e questo figlio si chiama Dan. Bila concepisce e partorisce ancora, e il nuovo arrivato si chiama Neftali. Notate che sono tutti per il momento dei figli maschi. Potremmo dire che siamo arrivati a 4 a 2 tra Lia e Rachele, tenendo conto però che 4 sono proprio figli di Lia e 2 sono figli di Rachele, ma in realtà attraverso la schiava. E per quanto il discorso legale sia di un tipo, è chiaro che a livello emotivo è faticoso avvertire come propri per Giacobbe figli suoi e di Rachele, quelli che in realtà sono figli suoi e della schiava e figli di Bila. E scusa, perché prima di presentare Neftali nella Bibbia si trovano queste parole: Rachele disse: ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende e ho vinto. A quali lotte tremende fa riferimento? Sì, anche questo è un modo per spiegare il nome Neftali. Neftali di fatto vuol dire lotte tremende, quindi anche qui vedete si spiega l'etimologia di questi nomi dei figli di Giacobbe. E andiamo avanti, no, con questa nostra telenovela. Allora Lia, vedendo che aveva cessato di avere figli, prese la propria schiava Zilpa e la diede in moglie a Giacobbe. Quindi Lia in questo momento non ha più figli, e allora usa lo stesso procedimento della schiava e la dà in moglie a Giacobbe. Zilpa partorì un figlio e lo chiamò Gad, e poi un altro figlio e lo chiamò Aser. Vedete che sembra davvero di avere a che fare con una sfida, no? Per chi ha più figli. È una questione importante nella Bibbia quella dei figli, vedremo poi magari il significato dell'avere tanti figli. Madonna, ma perché sì? Qui Lia afferma che le donne la chiameranno Beata. Beata è praticamente la traduzione di Asher, che è, significa in ebraico proprio beato. E quindi anche qui vedete che abbiamo un significato per il nostro nome. Andiamo avanti con le vicende. Al tempo della mietitura del grano, Ruben, il primogenito, uscì e trovò delle mandragore che portò alla madre Lia. Rachele vuole un po' di queste mandragore, perché le mandragore nella tradizione popolare sono delle piante afrodisiache
e si pensava che chi mangiasse le mandragore potesse più facilmente, insomma, avere dei figli. Allora Rachele entra in possesso di queste mandragore e vediamo, comunque il Signore esaudì Lia, la quale concepì e partorì a Giacobbe il suo quinto figlio, e questo figlio si chiama Issacar. Quindi vedete come Lia ha ripreso ad avere figli, Issacar, poi un altro figlio e lo chiama Zabulon, e poi una figlia, la prima femmina, e la chiama Dina. E qui attenzione, siamo già arrivati a sette figli per Lia e a due figli ciascuno per le schiave, ma Rachele non ha ancora avuto dei figli. La moglie preferita, la donna preferita, tanto amata da Giacobbe, ancora non ha figli. Infine si dice che Dio si ricordò anche di Rachele. Dio la esaudì e la rese feconda. Quando Dio si ricorda di qualcuno, questo verbo è un verbo molto forte. Dio, quando si ricorda, interviene. Quindi sicuramente Dio ha sentito le suppliche di Rachele, questo suo struggimento nel vedere che tutte le altre donne, insomma, di questa casa hanno dei figli e che lei unica non ha figli. Finalmente Dio la esaudì e la rese feconda. Ella concepì e partorì un figlio e disse: Dio ha tolto il mio disonore, e lo chiamò Giuseppe, dicendo: il Signore mi aggiunga un altro figlio. Nel nome Giuseppe c'è la radice ebraica del significato di aggiungere, e quindi questo Giuseppe diventa in qualche modo l'augurio per avere almeno un altro figlio. E infatti Rachele avrà il suo secondo figlio, chiamato Beniamino, nasce il bambino e muore Rachele. Quindi Rachele muore nel dare alla luce il suo secondo figlio, Beniamino. Scusa, puoi spiegare come mai Dio ha donato così tanti figli a queste due donne? Sì, allora alla fine noi siamo arrivati, se i nostri conti non sbagliano, ad avere 13 figli per Giacobbe, 12 maschi e solo una femmina, Dina. Sono figli avuti, come si può dire, soprattutto da Lia, che ne ha avuti 7 su questo 13 totale, e poi gli altri 6 sono spartiti, 2, 2, 2, 2 Rachele, 2 Bila e 2 Zilpa. Attenzione, nella Bibbia sono importanti molte cose. Quali sono i figli veramente di Giacobbe e di una sposa, piuttosto che quali sono i figli di Giacobbe con una schiava. I più importanti sono quelli avuti da Giacobbe con una vera sposa. E i figli che agli occhi di Giacobbe sono i figli speciali sono quelli avuti da Rachele. E infatti vedremo come nel seguito dei capitoli della Genesi Giuseppe e Beniamino avranno un posto speciale nel cuore di Giacobbe, perché sono gli unici due figli che lui ha avuto proprio da Rachele, la donna da lui tanto amata. Un altro aspetto molto importante nella Bibbia è quello legato all'ordine di primogenitura. Qui è chiaro che il primogenito è Ruben, seguito da Simeone, poi Levi, poi Giuda e così via. Vedremo che nella Bibbia il personaggio più importante di questi figli di Giacobbe è Giuda, perché Giuda dà il nome alla tribù di Giuda, la tribù che ha avuto per alcuni secoli un regno, detto Regno di Giuda, dal quale sono usciti i re di Israele. Come mai Giuda, che è solo al quarto posto, in realtà è il personaggio di spicco della Bibbia, dell'Antico Testamento, e Giuda ha capitale Gerusalemme, quindi il centro dell'ebraismo? Perché vedremo come nel seguito del racconto della Genesi i tre fratelli che precedono Giuda, coloro che sono più vecchi e quindi più importanti di grado rispetto a lui, hanno combinato qualcosa che di fatto li ha tolti dalla primogenitura. Ruben, Simeone e Levi hanno compiuto delle azioni negative e quindi hanno perso il loro posto. Il primo che subentra è il quarto, che è Giuda, e vedremo che Giuda in qualche modo è il vincitore in questa sfida tra fratelli. Quindi a livello ufficiale e formale è Giuda che soppianta i tre fratelli prima di lui, perché i tre fratelli prima di lui non si sono rivelati all'altezza. A livello emotivo invece i personaggi più carichi sono amati da Giacobbe e sono i due figli avuti da Rachele, Giuseppe e Beniamino. Madonna, sì? Ma perché è così importante avere così tanti figli? Sì, nella Bibbia è evidente che avere figli è una benedizione, a tal punto che un cliché che è presente nella Bibbia, quello della donna sterile che non può avere figli e che sente la sua inadeguatezza. Addirittura, secondo la mentalità biblica,
una coppia che non ha figli in qualche modo sta scontando una punizione da parte di Dio. Non avere figli, pensate un po', nella mentalità biblica è visto come una punizione, perché la condizione ideale è avere tanti figli, tanti tanti figli. Si può spiegare per motivi storici e motivi legati proprio alla cultura dell'Israele antico. Israele è sempre stato un popolo piccolo di numero, ha rischiato tante volte l'estinzione, avere figli era necessario per continuare a vivere nella terra promessa da Dio. Avere figli poi in una società di allevatori, di contadini, vuol dire avere forza lavoro. È esattamente l'opposto rispetto ai nostri tempi, dove avere figli sembra visto come una preoccupazione, come un problema piuttosto che una risorsa. Questa è la mentalità biblica che dice che i figli sono una benedizione, e si potrebbe dire, secondo il mondo biblico, i figli non sono mai troppi. Vedete che Giacobbe e le sue donne, insomma, hanno 13 figli, 12 maschi e una femmina. E scusa, puoi dirci ancora qualcosa sulla questione della primogenitura? Ce ne hai parlato anche in passato. Sì, nella Bibbia è chiaro che in quel mondo lì il primogenito ha più diritti rispetto a coloro che sono arrivati dopo di lui. Per dirvi, il primogenito eredita il doppio come beni rispetto a tutti gli altri fratelli. Il primogenito è colui che porta il nome, porta avanti il nome del casato. È anche vero, vi dicevo, che nella Bibbia tante volte Dio sembra giocare, no, con rispetto alle attese umane, facendo sì che il secondogenito scavalchi il primogenito. Dio ci insegna che è lui che regge le sorti del mondo, della storia, e quindi il primogenito, che era magari convinto di essere lui a ereditare tutto e a fare il bello e il cattivo tempo, viene scavalcato dal secondogenito, oppure anche viene scavalcato dal più piccolo del casato. Proprio a indicare come Dio è il Signore della storia, e Dio gioca rispetto alla nostra umanità per dimostrare che c'è un progetto, che è il suo progetto, che noi tante volte magari non capiamo fino in fondo, ma che lui tiene stretto e vuole portare avanti nel modo migliore, secondo la sua volontà. Nei prossimi nostri incontri vedremo come i figli di Giacobbe si caratterizzano in positivo o in negativo, e dovranno fare tutti quanti un percorso di umanizzazione, cioè diventare sempre più corrispondenti all'immagine che Dio ha voluto per loro, sempre più in pace con il Padre, sempre più in pace tra di loro. Infatti il libro della Genesi è un grande percorso, diciamo noi, di umanizzazione nelle famiglie, nei rapporti tra fratelli, nei rapporti anche tra i popoli.